una questione di metodo, cioè noi non riteniamo che l'Italia sia una serie, una sorta di democrazia bloccata, una democrazia di serie B per cui non si può andare al voto, a differenza di quanto sta avvenendo in tutto il resto di Europa. E poi un problema di merito, vede, il programma lo conosce solo Alfieri, in tutta l'Italia, glielo posso garantire, perché non è un programma a dire mi appoggerò all'Europa nel momento in cui eroga 203 miliardi, non è un programma a parlare di salute, sperando una netta discontinuità rispetto al ministro Roberto Speranza, che è colui che ci ha portato sull'orlo del precipizio. Non è un programma a dire evidentemente vogliamo ripartire anche economicamente, ci mancherebbe. Il programma è ignoto. Noi temiamo che al di là della professionalità di Draghi, al di là del suo standing anche internazionale, il problema ci sarà quando bisognerà mettere assieme Salvini e Boldrini sul problema migratorio, Forza Italia e EU sul piano industriale, Lega e PD sul piano, sul profilo della tassazione. Ora, già ieri io ho sentito riecheggiare in termini, per me, avvocato di provincia e quindi media borghesia di provincia, mi è venuto distinto di mettere mano al portafoglio e dire no, vi prego, basta, per carità, quando ho sentito che in termini di tassazione l'idea di una progressività delle aliquote IRPEF, che a casa mia vuole dire che stanno per arrivare a mettermi mano nel portafoglio, ma a prescindere da cosa significhi, sarà una grammatica completamente diversa da coloro che fino all'altro giorno, come noi, parlavano e come tutto il centrodestra, di flat tax e quindi di abbattimento della pressione fiscale. Ora, come si farà, come farà a tenere unite queste due realtà? Ora, Corrao parlava di sintesi. Noi temiamo che si tratterà di mediazioni a ribasso e che non garantiranno quella coesione, quell'unità che deve avere un governo per affrontare una guerra pandemica, un nemico invisibile. Mi ricordo come abbiamo anche drammatizzato il dramma pur vero del Covid, ma se io di fronte a un nemico invisibile e una guerra l'affronto con interventi chirurgici, precisi, radicali e con un governo che deve essere coeso e con una precisa visione del mondo. Qua si somma, e termino, le disarmonie che hanno già condotto all'implosione del primo, del governo Conte bis, si sommano ulteriori disarmonie e al di là delle capacità di Draghi non è umanamente esigibile quello di mettere assieme tutte queste, questa maggioranza. Mastro, ma non ci sarà sintesi. Non ci sarà sintesi fra sovranismo e europeismo. Draghi ha detto europeismo perché è governo del presidente, non è governo di coalizione. Lì avresti ragione, allora, tu, e si fa sintesi. Il presidente ha detto europeismo, quindi non c'è spazio per le tesi di Salvini. Ma Salvini ha già virato, diciamo così, però dipende di quale Salvini parliamo. Lui sulle tesi del presidente, non c'è bisogno di fare sintesi. Quindi non c'è Boldrini o Salvini. Senti, c'è che la gestione dei flussi migratori passa dall'Europa e non come volevate voi con il blocco navale. Gli italiani non vogliono sapere. Però quello è un problema pure, Alfieri. Continuiamo con i codici Ateco per chiudere le attività o immaginiamo protocolli di sicurezza per farle partire? Gli italiani vogliono sapere. Possiamo discuterne. Io stavo discutendo che il governo di coalizione è una cosa diversa. È una cosa diversa. Il progetto di Draghi si rigetta bene e si rispetta quello. Non c'è poi da far sintesi. Fermi un attimo. Fatemi chiedere una cosa. Arrivo, Corrao, ad Alessandro Speciale, perché...